Beh, ma si sapeva fin dall'inizio. Siamo all'inizio, però tieni conto, lì c'è una maggioranza che ha retto, che è quella, la vecchia maggioranza, quella con popolari, liberali e socialisti. Io parto da un presupposto che dal punto di vista, diciamo, giusto del per momento... spiegarlo al pubblico, questo è il nuovo Parlamento, il PPE, che è il Partito Popolare Europeo, è quello che ha il gruppo più numeroso. I socialisti hanno 136 deputati. Insomma, dice Tusk, che è dei popolari, possiamo farne a meno. Non abbiamo bisogno di ECR, che sarebbe il gruppo di Giorgia Meloni. Però sai, io però partiamo da un presupposto, cioè non è che è una fase normale quella che stiamo attraversando. Sì. Cioè noi abbiamo da anni, da due anni più, un conflitto ai confini dell'Europa, e quindi normalmente in ogni tipo di paese, in ogni tipo di federazione, dicendo, uno cerca di allargare la maggioranza, se è possibile, facendo, diciamo, dei punti chiari su determinate questioni e vedendo se su quei punti, diciamo, si riesce a trovare una maggioranza che vada anche oltre. Non è che io faccio un dramma se questa cosa non avviene, però è chiaro che dovrebbe, se noi ragioniamo in termini come un corpo politico, come un soggetto che tende, diciamo, ad affrontare le questioni cercando di arrivare al massimo della compattezza in un momento d'emergenza come questo, beh, io credo che quello sarebbe, diciamo, una sorta di propensione che bisognerebbe avere. Poi se non avviene questo, uno va a vedere se, diciamo, i numeri bastano o meno, ma io non ne faccio una tragedia, cioè, da questo punto di vista. Devo dire che come... Fammi finire, però, facciamo subito, mi sembra di stare veramente a ping pong. Allora, da questo punto di vista c'è essere una propensione e un'apertura da parte, diciamo, della maggioranza classica. Dall'altra parte ci deve essere anche, diciamo, un atteggiamento d'apertura, senza, diciamo, star lì a discutere anche dagli altri, perché lì è un discorso più che è portato sul momento, non tanto sul colore o su, diciamo, il pregiudizio ideologico. Chiaro. Cioè, secondo te non c'è più un pregiudizio ideologico? Io credo che i momenti del genere li abbiamo attraversati anche come, no, come paese noi, no? In altri momenti, penso soltanto ai governi d'emergenza, d'accordo? Quando tu hai una guerra, perché peggio di una guerra che cosa può esserci? Non c'è nient'altro. E ti ritrovi ad avere un paese come il nostro e 27 paesi che molto spesso non vanno insieme su questi problemi. Io cerco di avere la maggioranza più larga, così si ragiona in termini politici. E da quel punto di vista, se si superano, diciamo, dei pregiudizi ideologici, cioè se io riesco a portare, ti faccio un discorso, un paradosso, la Le Pen su una posizione che è assolutamente, diciamo, vicina all'Ucraina, che sia chiara e via dicendo, io ne approfitto, perché evito che dall'altra parte, dal Cremlino, venga utilizzato, diciamo, quella specie di cavallo di Troia là dentro. Questa è la politica. Beh. Poi c'è il pregiudizio ideologico, ma il pregiudizio ideologico però è un problema, cioè nel senso che i numeri sono quelli, ma io non mi sono, non Tra ho mai tu detto. Hai parlato della guerra, proprio in questo momento, guardate che immagini ci arrivano, la segnalazione